qui non c'è nessuno. Vabbè, la porta rifacciamo, non è un problema. Ok. Lascia questo posto. Salve gente, oggi siamo tornati nel seed di Gold Steel per proseguire. Direi di entrare subito in gioco e di non perdere tempo. Ok, dovremmo esserci. Ok, sì sì, siamo qua. Per questo episodio, quasi quasi, direi di attivare le shader, così vediamo se c'è qualche ombra strana. Perché in questo seed sembra di avere a che fare con una sorta di fantasma, quindi penso che sia il caso di attivare le shader. Ok, ecco fatto, vediamo. Dovrebbe essere tutto perfetto. E vediamo un po', così il sole non è che si vede molto bene in realtà. Qui non sappiamo bene che ora sia. Forse possiamo basarci un po' sulle ombre, ma vabbè. Quando le ombre saranno così sarà tipo mezzogiorno. Vabbè, direi di controllare un po' la zona del villaggio. Quindi scendiamo, siamo nella torre. E vediamo un po'. Andiamo sul luogo dove c'è stato l'ultimo avvenimento. Sembrerebbe tutto ok, sono anche spariti i blocchetti giustamente. Continuiamo questa casa per caso, non è che ci sia... No, è saltata in aria anche questa. Comunque, non è stato un villico a far saltare la trappola, molti avete detto, perché si sarebbe sentito villico ferito, o perlomeno villico muore, quindi non è stato un villico ad attivarla, anche perché i villici in questa zona non ci sono più andati, stranamente, Molto strano, perché comunque noi abbiamo fatto la casa lì, magari hanno avvertito i villici che stava accadendo qualcosa di strano, e di conseguenza quella zona l'hanno abbandonata. Ovviamente, se notate qualcosa di strano, ditemelo, qualche ombra. Non si sa mai, Continuiamo un attimo la piramide. Anche se è parecchio strana una piramide così nel villaggio. Questa piramide mi sa che in realtà non nasconde niente. Infatti, è una zona molto, molto tranquilla. Dovremmo avere comunque un blocco d'oro. Potremmo farci se abbiamo della redstone. Mi sa che non abbiamo la redstone però. Un orologio, perché con le shader non si vede bene il sole, come dicevo. Però possiamo basarci su un orologio naturale. Se questo è nord, infatti è nord, ok. Quando allineato questo bastoncino verso nord significa che è esattamente mezzogiorno. Ma se le facciamo così. Un'idea sarebbe anche controllare i campi di grano, vedere se c'è qualche passaggio come nel City Blue Steve, ma... Avevamo già dato un'occhiata, non c'è niente. L'unica cosa che un po' sospetta è questa grotta qua, proprio sotto il villaggio. Potremmo dare un'occhiata, magari effettivamente si nasconde qua sotto. E dopo, durante la notte, questa entità esce. Anche se è veramente poco visibile, magari cammina proprio nell'ombra. Avevamo anche fatto un giro qua, comunque, da notare. Guardate il movimento anche. No, qua abbiamo scavato, ma non c'erano altre grotte. Sì, nemmeno qua potrebbe esserci qualcosa. Vabbè, prendiamoci un po' di carbone. Allora, direi di controllare un'altra zona. Intanto vediamo quanto manca. Ormai è quasi sera in teoria. Ma già stiamo attenti. Voglio solamente controllare qua sotto. Vedere se per caso c'è qualche passaggio. Anche se... No. Perché abbiamo magari pensato che potesse entrare da sotto. Magari con un passaggio collegato a qualche caverna. Mettersi le cose in caso, comunque far accadere delle cose. Però mi sa che effettivamente non è così. Detto questo, visto che ormai è sera, potremmo stare nella torre e osservare la zona, vedere se accade qualcosa. Quindi direi di tornare un attimo alla base, organizziamoci un attimo. Stavo già un po' sistemando l'inventario, meglio mettete le cose inutili qui. E da questo momento direi di non fare più tagli. Così se accade qualcosa lo possiamo vedere, magari lo vedete anche voi, se io non lo noto. Controlliamo un attimo la visuale, sì, ormai è sera, ormai è sera. E la zona sembrerebbe essere tutta tranquilla, Ok, scendiamo. E comunque tutto ok. Qui anche. Chiudiamo la porta. E stiamo attenti, dobbiamo vedere se c'è qualche movimento strano. Quindi rimaniamo concentrati. Questo cosa fa qua? Ah, non so se abbiamo controllato il posto, mi sembra di sì. Adesso però diamo un'occhiata. No, non c'è niente. No.
Blocchi distrutti erano comunque in direzione sempre della grotta. Di conseguenza, se c'è un passaggio segreto, deve essere in questa direzione. Mi ricordo che dalla torre sentivamo blocchi distrutti in questa direzione. Quindi, o è qui il passaggio, oppure non ne ho la minima idea. Controlliamo questa casa, magari. Nasconde qualcosa. No, no, no. Questa forse? Non è facile. Per nulla. Sto registrando, ovviamente, sì. Non è per nulla facile. Adesso comunque è notte. Oh, adesso si vede. Oh, quando è sera si vede il sole in realtà. Ok, questa scena non me la ricordavo così. Ora sì, è sera. Infatti l'ombra è verso est. Andiamo qua magari. Sì, qua c'è un cactus bugato, ma succede. Ok, vedi, sì, sono impazziti. È proprio notte ora. Siamo attenti perché inizieranno a spawnare anche i mob. Di che? Che buio. Cavolo, oddio, è inquietantissimo così. Luna piena anche. Oh, che buio. Non mi ricordavo così questa shader. Ombre comunque non mi sembra di averne viste. Dovrebbero iniziare a spawnare anche i mob in realtà. Eh sì, dovrebbero iniziare a spawnare. Dovrebbero, eh. Vabbè, scendiamo da qua. No, vabbè, ma è qui tantissimo. Allora, scendiamo. Mob non c'è nessuno però. La metà di gioco è... sì, normale. Ah, eccoli, eccoli, i mob ci sono, ok. Ne sono e come? Beh, ne abbiamo troppi in realtà. Per illuminare un po' la zona. Questa zona ha parecchio buio. Questi blocchi piazzati siamo noi. Un ragno là. Eh sì, vi sto registrando. Niente di particolare per ora. Direi di controllare la piramide. No, pochi mob. Ci sono i mob, però pochi. Andiamo a piramide. Illuminiamo un po' prima. Ci sono diversi campi qua, mi vedi, in questa zona non ci vanno proprio. Anche perché questo campo è fuori dal villaggio praticamente. E stranamente, qui, vi dice, non ce ne sono. Forse perché c'è anche la piramide, però. È un po' sospetto. Blocco proprio non mi piace. Passi.
No, sembrava. Niente, io direi di tornare alla base. Voglio dare un'occhiata dall'alto, magari. Strano però, pochissimi mob. Veramente, veramente pochi. L'unica cosa brutta di questa scheda, ok, è che si vedono le ombre anche un po' di notte, come vedete. Cosa ho sentito? C'è un villico qua, mi sa. Sì, no, uno zoom. Oh, cavolo. Eh sì, un chierico qua ha fatto una brutta fine. Però si sì, era bloccato qua. Colpa sua. Vabbè, torniamo un attimo alla base, dai. Però si stanno avvicinando un po' di mob. Sì, torniamo alla... Che cavolo è sta roba? Ok. Ok, guardate qua. Blocchi d'oro. All'entrata. No, ma ancora una volta non abbiamo visto come è successo di preciso qua. Oddio. Entriamo. Qui non c'è nessuno. Vabbè, la porta rifacciamo, non è un problema. Ok. Lascia questo posto. La cosa non mi convince per niente. Qua tutto come dovrebbe essere. Cosa è successo? Mi sa che l'entità si è avvicinata stavolta perché ci sono molti, ma molti meno mob del solito. Eh sì, guarda, è un creeper qua. Niente, 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 niente. Un creeper c'è. E la misa di gioco, come ho fatto vedere prima, è normale. Qua c'è, vabbè, c'è luce 15, ma là, cavolo, c'è luce 0. Bella cosa questa, io direi di dormire. E direi anche di andarsene da qua. Non so, ditemi voi se ce ne dobbiamo andare. Non so se intende vattene dalla torre o vattene proprio dal villaggio. Visto quello che è accaduto alla nostra vecchia base, di certo. Lontanate ci sono dei mob, ma che cavolo. No, aspetta, se ci sono dei mob in lontananza significa che là c'è passato qualcuno. Se qua c'è che ci siamo noi non ci sono mob e là sì, significa che di qua è passato qualcuno. Cavolo, è più difficile decidere per questo. Guardate qua, di qua i mob continuano. C'è anche un creeper lì. Da rigenerare. Per qua un ragno anche qua. Ok, i mob stanno circondando il villaggio perché guardate quanti non possono spawnare nel villaggio. Guardate, cavolo, sono tutti lontani dal villaggio che non possono proprio, guardate, non possono proprio spawnare vicino al villaggio, hanno circondato il villaggio, quindi perché c'era un'altra entità nel villaggio. Ovviamente è così. Non vedo altra spiegazione. Carne, cavolo, devo fare anche. Devo mettere qua c'è la carne anche. Ma guarda, qua siamo già nella piramide. E sì, hanno circondato il villaggio. Non si sono avvicinati. Molto interessante. Questo episodio è stato più interessante di quello degli altri, perché sono successe delle cose stranissime. Veramente.
Detto questo, io direi di concludere, torniamo alla base, anche se mi sa che ci dobbiamo andare. Fatemi sapere che ne pensate, se avete qualche idea magari, e se ci dobbiamo andare da qua, o dalla torre o dal villaggio. Magari potremmo accamparci fuori dal villaggio per esplorare, magari vedere un po', osservare il villaggio dall'esterno. Potrebbe essere un'idea. Cavolo. Però, ah sì, questo l'ho messo io prima, poi mi serviva spazio. Però niente, dai, io direi di concludere qua. Spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere ovviamente. Nulla, che se avete un altro episodio. Abbiamo fatto Green Steve, Blue Steve e oggi Gold Steve in 3 giorni. Ditemi anche qual è il vostro Steve preferito, dai, vediamo, facciamo un sondaggio. E niente, ci vediamo. Prossimo episodio. Non ho fatto tagli comunque da parte quando l'ho detto fino a poco fa. Niente. Lascio l'info in descrizione. Ci vediamo comunque domani. Ciao ciao.